Michele Bono, perché a suo parere si è determinato questo problema, quindi si è scatenata una protesta, anche se le conclusioni dell'incontro di ieri a Lucca Sicula sembrano già favorevoli? Sì, è venuta fuori questa protesta spontanea e doverosa da parte dei produttori, perché vedono diciamo, tutto quello che è collegato all'agricoltura, dalla manodopera alla trasformazione, alla concimazione, all'irrigazione, aumentare e crescere con questo caro energia, e vedono i loro prodotti fermi al palo come prezzo. Anzi, in certe occasioni, tipo l'uva da tavola, l'uva da vino, addirittura ha avuto una diminuzione di prezzo. Quindi viene fuori questa protesta perché dico tutto aumenta, io mi debbo campare la mia azienda con il solito introito. Quindi siccome c'è una, diciamo, differenza entrata e uscita, giustamente cercano nuove strade, nuovi appoggi, nuovi mercati, nuovi sbocchi. Ma non era possibile raggiungere prima un'intesa tipo quella di ieri, dando un prezzo certo per l'inizio della stagione olivicola, un prezzo certo dell'olio? Sì, si poteva raggiungere un'intesa perché non è che noi abbiamo dato un prezzo per la campagna, io non posso dare un prezzo per la campagna perché non la conosco, perché bisogna vedere gli altri mercati come reagiscono, cosa fanno e cosa producono. Si poteva, diciamo, guadagnare qualche giorno se, diciamo, fossimo stati invitati nel momento opportuno, ma siccome è nata come una protesta di categoria che quasi quasi era pure contro alla nostra, diciamo, alla nostra attività. Che ieri abbiamo spiegato che non è così perché siamo tutti sulla stessa nave, cioè siamo tutti nella nave tempestosa e dobbiamo sperare e dobbiamo remare finché questa barca non vada a fondo. Dobbiamo ognuno fare la nostra parte. A Per il suo resto parere, lui. E deve intervenire la politica. quindi quando lei dice che deve intervenire la politica è per sostenere i produttori, visto che tutto quello che sta aumentando, visto l'aumento dei prezzi in tutti gli altri settori? Cioè, certo, ci sono zone come Lucca Sicula, come Burgio, come Villafranca, che sono zone veramente svantaggiate, sono zone montane e da anni stanno cercando di dare un aiuto sostanziale a questi territori dove non è possibile innovare, dove non è possibile fare nuovi impianti. Ma siccome la politica è assente, fanno solo discussioni, però come sostanza non c'è niente, quindi giustamente loro protestano e si appigliano a qualsiasi discussione. Il sindaco di Lucca ha riferito questa mattina che l'intesa prevede che si avvii la campagna olivicola con un prezzo dell'olio a 6 euro al chilo e che poi, anche se dovesse esserci successivamente qualche diminuzione, sarebbe molto contenuta, diciamo. È così? Dovrebbe essere così perché quest'anno è un'annata di scarica in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi può darsi pure che il prezzo di 6 euro venga mantenuto, addirittura superato, come può darsi pure che possa scendere di qualcosa. Noi siamo sempre presenti, siamo stati sempre presenti, lo saremo ancora di più in questi periodi. Abbiamo lasciato i nostri contatti, abbiamo preso contatto con i produttori, direttamente con i produttori. Ci vedremo fra una settimana, parliamo e daremo le nuove informazioni di mercato. Speriamo che tutto proceda per il meglio e che questo prezzo venga mantenuto.